Ciao, sono Meli Sorace, makeup artist di Tamburrino. Sto per farvi vedere due illuminanti. Sono i Oh My Glow di Peggy Sage. Uno bronzer e uno illuminante. In realtà hanno entrambi lo scopo di illuminare le parti del viso che si vogliono maggiormente mettere in evidenza. Questo, il bronzer, è più adatto per le pelli più scure o comunque per esaltare l'abbronzatura. Questo è adatto sia alle pelli chiare che alle pelli scure. La confezione è in vetro ed è un prodotto liquido. Ha infatti un contagocce col quale potete erogare il prodotto. È molto facile da stendere, ve lo faccio vedere inizialmente sul dorso della mano. Questo è quello più chiaro e questo quello più scuro. È un prodotto molto versatile proprio perché ha questa formulazione liquida. Potete utilizzarlo sul viso principalmente, ma anche sul corpo, come mischiandolo alla vostra crema idratante. Io vi faccio intanto vedere come ottenere una base viso luminosa mischiando la crema idratante con l'illuminante. Metto una mezza dose di crema idratante, mischio qualche goccia di illuminante e lo applico sul viso. È un ottimo trucchetto da utilizzare quando vi vedete abbastanza stanche e volete un tocco in più di luminosità al viso, un aspetto comunque più fresco e riposato. Vedete immediatamente come la base appare più luminosa, non lucida. L'illuminante liquido è un prodotto che potete quindi mischiare alla vostra crema idratante. Potete mischiarlo anche al fondotinta con lo stesso intento per dare alla pelle un effetto più glow, ma anche solo su alcuni punti del viso prima di applicare il fondotinta. Questi punti possono essere appunto lo zigomo. Potete applicarlo agevolmente con le dita, è facilissimo da sfumare. Centro del naso, arco di cupido, centro della fronte. Questo per avere un effetto più delicato. Se invece poi volete un effetto più deciso, potete benissimo applicarlo dopo il fondotinta. Ho applicato il fondotinta, ho truccato gli occhi con un ombretto opaco, un po' di mascara e sulle labbra una matita nude. Adesso con gli illuminanti vi faccio vedere cosa possiamo fare, quindi quali parti del viso illuminare. Utilizzerò principalmente lo My Glow nella versione illuminante chiara. Ne verso qualche goccia sul palmo della mano e prima di tutto lo applico sui zigomi. Attenzione, proprio solo sulla sporgenza dello zigomo, quindi non sul contorno occhi. Vedete già l'effetto sul dorso del naso, di nuovo al centro della fronte e al centro del mento. E adesso passiamo agli occhi, ne applico un pochino anche sotto le sopracciglia e perché no, anche sopra, creando questa bellissima mezzaluna. Dopo di ciò ne applico pochissimo anche al centro dell'occhio, per creare un bellissimo punto luce. Anche se è liquido, vi assicuro che si asciuga proprio in fretta. Con un pennellino un po' più sottile lo applico anche sull'angolo interno dell'occhio. Abbiate cura di metterne pochissimo perché essendo liquido non deve entrare dentro l'occhio. Lo applico anche sulle labbra, sull'arco di cupido e, perché no, anche al centro. Per dare un tocco in più posso anche utilizzare il bronzer illuminante più scuro. Vi faccio vedere l'effetto, anche sulla pelle un po' più chiara come la mia. E lo applico poco sotto lo zigomo, un po' più a cavallo, ecco qui. Se voglio un effetto glow ancora più evidenziato, ma soprattutto su un make-up da sera potete proprio giocare tantissimo mischiando i due illuminanti. Lo applico anche sull'occhio, però stavolta anche fino alle sopracciglia, proprio dal centro e un pochino sotto. L'effetto, come vedete, è bellissimo.
è anche uno trans, tiene molto bene, quindi non rischiate di macchiare i tessuti o comunque che rimanga cremoso sul viso, perché in realtà si asciuga lasciando questo bellissimo effetto luminoso. Ho usato quindi entrambi gli illuminanti per un effetto super glow. Sono adatti sia a un trucco da giorno che a un trucco da sera. A dir la verità, io quello più chiaro lo uso anche quando vado al mare, perché mi piace un effetto luminoso soltanto in alcuni punti, sull'arco di Cupido, sullo zigomo e un pochino sul dorso del naso. Non dimenticate che potete utilizzarlo anche sul corpo. Ho mischiato la crema idratante o direttamente al centro della gamba in verticale, quindi dalla caviglia al ginocchio, un po' come fanno le star per far sembrare le gambe più snelle e più lunghe, oppure appunto sulle spalle, sulle braccia, insomma per illuminare il corpo intero. Noi ci vediamo presto, ciao!